Amici di Media Body, salve a tutti e welcome to our friends around the world. E soprattutto benvenuti a Las Vegas. Siamo nel cuore del Nevada, in una bellissima e caldissima giornata di sole, e questa volta vogliamo mettere in luce un aspetto davvero particolare di questa città, tutta dedicata notoriamente al gioco d'azzardo, ovvero tutto quello che è italiano, che è veramente, ma veramente tanto. Noi siamo davanti al The Venetian, che è ovviamente dedicato alla città lagunare, con tanto di gondolieri e cantanti tipici di una piazza San Marco totalmente ricostruita, ma vi faremo vedere, anche se molto diciamo in sintesi, che cosa si trova qua in giro, dal famoso e vecchissimo Caesar Palace al palazzo, che è veramente molto bello e molto lussuoso, e fino ad arrivare al Bellagio, famoso per il suo spettacolo di fontane. Naturalmente tutto questo ricrea anche l'atmosfera della penisola, e a cominciare in particolare dall'aspetto gastronomico, ma di questo ci parlerà Rosita. A te, Rosita. Grazie Stefano per la linea. Ed oltre agli alberghi ispirati all'Italia, come Caesar, il Bellagio, alle nostre spalle vedete la fontana, vedete il lago di Como. Oltre a questo, naturalmente non poteva mancare l'offerta culinaria ispirata all'Italia, o addirittura tantissimi ristoranti e locali gestiti e inventati da grandi chef italiani. Tra tutti vogliamo ricordare Le Cirque, proprio qui al Bellagio, fondato da un grande chef italiano, anzi toscano, che è Sirio Maccioni. Per il resto possiamo trovare le boutique naturalmente legate alle principali griff del nostro paese. A te Stefano. E grazie Rosita. È chiaro che un giro fra quella che è la parte italiana di Las Vegas, in pieno deserto del Nevada, non poteva altro che concludersi di fronte a un'icona italiana, ovvero il Caesar Palace, casinò e hotel che si richiama ai fasti della Roma imperiale. E credo che con questo sia davvero tutto. Spero che abbiate apprezzato, anzi vi ringraziamo per averci seguito fino ad adesso, e noi non facciamo altro che darvi appuntamento alla prossima occasione, e vi chiediamo di seguirci ancora sul nostro sito di riferimento www.mediaboarding.it e su tutti i principali social network, a cominciare naturalmente dal canale YouTube in Media Boarding. Ripeto, con questo è davvero tutto e arrivederci. Thank you.